Ciao a tutti, oggi parliamo di lievito madre, che cos'è, a cosa serve e alcuni accenni riguardo come si mantiene e come si utilizza. Il lievito madre è un impasto di farina e acqua che contiene al suo interno batteri e lieviti. I lieviti sono gli stessi del lievito di birra. In più abbiamo anche dei batteri che sono decine o addirittura centinaia, tuttavia possiamo dividerli in due categorie, i batteri lattici e i batteri acetici. Anche per quanto riguarda il lievito, ce ne sono tanti in più rispetto a quelli del lievito di birra. Tuttavia, i saccaromiceti del lievito di birra sono quelli principali. Quindi abbiamo i lieviti che fanno lievitare gli impasti, che quindi con la loro fermentazione producono anidride carbonica che fa gonfiare gli impasti, e questo lo abbiamo anche nei prodotti fatti solo con lievito di birra. In più, nel lievito madre abbiamo i batteri lattici e i batteri acetici. Quindi, prima cosa, non è vero che il lievito madre non contiene lievito di birra, contiene esattamente gli stessi lieviti, quindi quelli che sono ipoteticamente intolleranti al lievito, dico ipoteticamente perché l'intolleranza al lievito è sempre un po' dubbia, rimando per i dettagli al video che abbiamo già realizzato, lo trovate linkato qui in alto a destra. Dunque, il lievito madre contiene gli stessi lieviti del lievito di birra, in più contiene anche acetobatteri e lattobacilli. Quindi batteri acetici e batteri lattici. I batteri acetici producono principalmente acido acetico che rende acido l'impasto, quindi diminuisce il pH degli impasti e li rende più acidi, e i batteri lattici invece sviluppano acido lattico. Ebbene, i batteri acetici conferiscono acidità e la principale caratteristica data dall'acidità è quella antimuffa. Quindi i prodotti fatti con lievito madre ammuffiscono più lentamente, possono durare di più nel tempo. Invece l'acido lattico cosa consente? Di mantenere i prodotti più umidi più a lungo. Il pane e i prodotti da forno fatti con lievito madre raffermano più lentamente e di conseguenza anche questo allunga la vita dei prodotti. Non a caso il pane fatto con lievito madre può durare tranquillamente molti giorni, fino a una settimana, mantenendo morbidezza e senza ammuffire. Inoltre, i prodotti fatti con lievito madre hanno un aroma particolare che è prettamente quello del lievito madre. Se voi usate il lievito madre, poi quegli aromi li trovate più o meno forti, e se sono troppo forti per molti sono dei difetti. Cioè non a tutti piace questo aroma, dicevo, le ritroviamo nei prodotti finiti. I vantaggi del lievito madre non sono finiti qui, però questi sono quelli principali. Quindi, ricapitolando, abbiamo un sapore e un aroma più intensi dei prodotti fatti con lievito madre, una durata maggiore sia per quanto riguarda l'effetto antimuffa, sia per quanto riguarda la morbidezza e la capacità di ritenere umidità, quindi di non diventare raffermi. Di contro, i prodotti fatti con lievito madre sono molto più complessi da realizzare perché tutte le fermentazioni e le lievitazioni sono molto più lunghe. Inoltre, mentre il lievito di birra è sempre quello, il lievito madre potrebbe essere più o meno pronto, più o meno equilibrato nelle sue componenti di lieviti e di batteri, e questo influisce sul prodotto finito. Questa probabilmente è la cosa più difficile da gestire quando si utilizza il lievito madre, il fatto che sia equilibrato e pronto. Il lievito madre si conserva molto a lungo, basta rinfrescarlo. Rinfrescare il lievito madre significa dare nuovi nutrienti ai batteri e ai lieviti e andare a diluire l'acidità e tutti i prodotti di scarto che i batteri e i lieviti hanno prodotto con il loro metabolismo. In questo modo noi andiamo a prolungare la vita del lievito madre potenzialmente all'infinito. Il lievito madre si può conservare a temperatura ambiente o in frigorifero a seconda di quanto spesso andiamo a effettuare i rinfreschi. Quando noi andiamo a utilizzare il lievito madre e lo prendiamo per esempio dal frigorifero, il lievito madre è tra virgolette stanco, non è pronto. Quindi se noi andiamo a utilizzarlo subito avrà una fermentazione molto lenta e i tempi di lievitazione si dilateranno oltremodo. Di conseguenza dobbiamo fare dei rinfreschi ravvicinati, almeno uno, meglio se due, per alcuni prodotti molto complicati che hanno bisogno di un lievito madre particolarmente attivo, addirittura tre rinfreschi. Anche per questo motivo il lievito madre è molto più difficile da usare rispetto al lievito di birra. Il lievito di birra lo prendiamo fuori dal frigo, lo usiamo subito. Il lievito madre lo prendiamo fuori dal frigo e lo possiamo usare tra 4 ore dopo averlo rinfrescato.